La rivoluzione targata giunto di Thiago Motta sta procedendo a buon ritmo, con risultati incoraggianti per il futuro. Il quarto posto finora sembra poter essere alla portata, ma perché non ambire a qualcosa di più? Ecco perché nelle prossime tre sfide i bianconeri dovranno dare un forte segnale al campionato e agli avversari, che in questi ultimi anni hanno iniziato a percepire la vecchia signora come una squadra sfilacciata e facilmente battibile. Lecce, Atalanta e il derby di Torino serviranno proprio per sovvertire queste percezioni. E a raccontarvi di questa avventura ci sono io, il vostro GD, ad accompagnarvi in questa incredibile avventura. Mi raccomando, prima di iniziare lascia un like e iscriviti al canale. So che lo vorrai fare. Torino, Allianz Stadium. I giocatori si preparano per il match contro i salentini del Lecce per la sesta giornata di Serie A. Contro i giallorossi ci presentiamo un qualche cambio di formazione. Dentro Calafiore e Jalò, Pergatti e Danilo. In avanti Sulé, sulla destra al posto di Felipe Anderson. Dopo 10 minuti dall'inizio, Vlahovic palla al piede e va sul fondo, smista al centro, ma Sulé viene anticipato da Dorgu. Poco più tardi, Jalò si spinge in avanti. Crossa, ma è buona la difesa del Lecce. Dall'angolo va a Chiesa. Pesca Vlahovic, ma la palla vola sopra la traversa. Occasione sprecata dai bianconeri. Al quindicesimo il Lecce si fa vedere in avanti con Sansone che entra in area e serve Kristovic, ma Bremer gli chiude lo specchio con Szczęsny che vola dal lato opposto. Ancora Kristovic dal limite prova, ma il polacco devia in angolo. Alla mezz'ora Coop Miners trova Chiesa in area, ma il suo tiro è debole, sprecando così un'ottima opportunità. Dalla bandierina Chiesa si prepara, rimuovendo nella sua testa l'occasione persa precedentemente. Arriva il cross e Vlahovic svetta di testa piazzandola lì dove Falcone non può nulla. 1-0 per la Juventus, folla in delirio per il serbo, che trova così l'ennesimo centro stagionale con una splendida incornata. Il Lecce prova a reagire con il solito Kristovic, lasciato troppo solo in area, ma Szczęsny salva la Juve. Sansone si incarica della battuta, provando a chiamare lo schema. La mette corta sul primo palo, la spizza Lundqvist, ma il polacco blocca. Finisce il primo tempo sull'1-0 e squadra negli spogliatoi. Nella ripresa subito Juventus alla carica con Chiesa, che si inserisce e alza per Vlahovic, che però viene chiuso dal difensore. Al 60esimo ancora uno straordinario Coop, vede il taglio del numero 7, lo serve e davanti al portiere sbaglia clamorosamente il gol del 2-0. Incredibile il portiere Falcone, che blocca per ben due volte Federico Chiesa. Punizione per la Juve, la gioca corta Loca su Bremer, che apre subito su Sulé, che si gira e tenta la botta, ma ancora Falcone a salvare. Dalla bandierina va Coop Miners e chiama tutti al centro. Palla al centro, esce Falcone che con i pugni la butta fuori dall'area, controlla il pallone, sguardo di nuovo al centro e subito cross dove arriva Bremer che spizza, ma la palla va fuori. Buona occasione per il brasiliano, sempre pericoloso sui colpi di testa. La Juve non molla e ci prova ancora con Chiesa, che parte, si accentra, aspettando il movimento del serbo che taglia subito e viene servito. Controllo e tiro, ma ancora un Falcone eccezionale blocca la Juventus. Eccezionale. Ancora angolo, i bianconeri provano a costruire dalla respinta. Coop Miners la gira per Chiesa, che dal vertice serve dietro Calafiori, che quando meno te l'aspetti destro sinistro e botta sotto l'incrocio. Euro gol per l'ex Bologna, che sigla la sua prima rete con la maglia a strisce zebrate. Un tiro imprendibile per un superbo Falcone che quest'oggi ha salvato numerose volte la porta salentina. Allo scadere il Lecce prova a segnare il gol della bandiera, dentro Lundqvist che supera uno stanco Cambiaso. A rimorchio arriva Gonzales che batte Szczęsny portando il risultato sul 2-1. Accorciano i salentini su un calo di attenzione bianconero, non tanto digerito dal tecnico. Finisce la partita e la Juventus si porta a casa l'intera posta in palio, contro un ottimo Lecce salvato per la maggior parte delle volte dal suo straordinario portiere Falcone. Ma ora non è il tempo di rilassarci e ci tocca subito il turno infrasettimanale. Atalanta-Juventus, partita dell'ex per Turn Coop Miners, che si appresta ad affrontare i suoi ex compagni. Scendiamo in campo con il ritorno di Gatti tra i titolari, più Miretti al posto di uno stanco McKennie.
Dopo 5 minuti, Juventus pericolosa proprio con l'ex di turno che si prepara dalla lunetta calcio in porta, però tirando fuori dallo specchio. Risposta della Dea poco più tardi. Il giropalla dei bergamaschi ipnotizza la difesa juventina e il Bilal Touré porta l'Atalanta in vantaggio. Gol del numero 10 che fa esplodere il Gewi Stadium. La Juve però non si fa attendere, Chiesa manda in bambola Toloi, filtra per il serbo che facile facile fa l'1-1. Parità ristabilita, ma che giocata di Federico Chiesa. Il match ha un ritmo altissimo, entrambe le squadre si rispondono a suon di giocate, ma nessuna riesce a sfondare la difesa avversaria. Ed è così che finisce il primo tempo. Negli spogliatoi Motta carica i suoi, infatti dopo 5 minuti Felipe Anderson inventa per Vlahovic che da solo si invola verso l'area. Carnesecchi anticipa l'uscita e il serbo infiocchetta un pallonetto delizioso che porta la Juventus in vantaggio. Tocco sotto di magistrale perfezione, da ricordare nella Hall of Fame di fine stagione. L'ex Fiorentina ne ha ancora e dopo pochi minuti si invola verso la porta della Dea ed è 3-1. Una media gol impressionante per il giocatore serbo, revitalizzato dalla cura Thiago Motta. Motta corre i ripari e rinfresca le proprie fila, fuori Cambiaso e Coop per Lopez e Ildiz. Risponde Gasperini mettendo Zappa Costa al posto di El Bilal. Al 69esimo Ederson da bandierina mette in mezzo, la spizza Miretti, Ildiz non la controlla e Lookman ne approfitta per spiazzare tutti ed è 2-3 e partita riaperta. La Juve cerca il gol del definitivo KO, ma questa volta Vlahovic non va. Cambio per il serbo, entra Ken, anche questa volta ovazione dei tifosi ospiti. L'Atalanta va all'arrembaggio, la Juve si chiude dietro, ci prova con un giro palla fino a che Ederson non prepara il tiro, prima respinta e poi di nuovo, ma Szczęsny blocca e finisce 2-3. Vittoria fondamentale per la Juventus che batte fuori casa una diretta avversaria per la Champions. Ma adesso, signori, è tempo di derby. All'Allianz Stadium è tutto pronto, c'è già un clima accesissimo e nessuna delle due formazioni vuole perdere. Thiago Motta è il suo primo derby da allenatore e Juric vuole finalmente rompere il tabù Juventus nella stracittadina. Ma chi realmente trionferà tra i due ex compagni del Genoa? Torna tra i titolari Weston McKennie, nonostante l'Eurogol ancora panchina per Calafiori. Contro Zapata e Sanabria servono due colonne come Bremer e Gatti. Non so voi, ma queste mie parole sanno già di incredibile cheat. La Juve, forte del match contro la Dea, parte forte, ci prova subito ma i Granata chiudono bene, ripartono subito. Palla lunga su Sanabria che imposta prontamente su Zapata. Bremer anticipa l'uscita e il colombiano si invola verso la porta. Gatti prova ad accorciare, visto anche il vantaggio di passo, ma Zapata sterza, si porta in aria ed è gol. Torino in vantaggio contro la Juventus, abbracci tra i giocatori Granata, consapevoli di aver ferito gravemente gli avversari e l'intero stadio è ammutolito. I bianconeri non riescono a riprendersi, Cervi fa quello che vuole sulla fascia destra. Ovviamente chi ha seguito la carriera con il Celta Vigo sa cosa mi riferisco. Nel caso vi lascio il video qui. Ottimo giropalla del Torino e per fortuna interviene Locatelli che funge da schermo e salva la Juventus. Il Torino approfitta del blackout Juve e ci prova prima con Zapata e poi con Sanabria, ma questa volta Szczęsny la mette in angolo. Il Ciucchi Cervi va sulla bandierina e chiama lo schema ai suoi compagni. Breve rincorsa, calcia e ancora una volta Locatelli ci mette una pezza. La Juventus riparte con Felipe Anderson che ha spazio sulla fascia, accelera verso la porta, taglia dentro e prova il tiro esterno, ma Popa devia salvando i Granata dal pari. Nemmeno la ribattuta è favorevole ai bianconeri. Nel calcio vige una regola, gol sbagliato o gol subito ed è proprio al 34esimo che Tamese improvvisa verticalizzazione su Cervi, che indisturbato cuce una traiettoria dritta sulla riva di Zapata che in corna siglando il 2-0. Fischi dei tifosi bianconeri nei confronti degli avversari che vanno ad esultare proprio sotto il settore di casa. Poderoso stacco di testa del colombiano su cui Szczęsny non può fare nulla. Allo scadere del primo tempo la vecchia signora ferita prova a reagire, Chiesa cerca Vlahovic che allunga sul rimorchio di McKennie che controlla e tira e segna il gol che riaccende lo stadio. 2-1 allo scadere. Fondamentale per ripartire nel secondo tempo nel miglior modo possibile.
La Juve d'orgoglio cerca subito il pari, ma sbatte ripetutamente contro il Granata. Nonostante il minimo vantaggio, il Torino timidamente prova ad avventurarsi in avanti, senza però mai incidere. Thiago Motta richiama Danilo, dentro Calafiori. Torino vicino al gol due volte con Sanabria, su azione la prima volta e dagli sviluppi dell'angolo poi. Stratosferico Szczęsny a chiudere entrambe le volte e tener viva la Juventus. Al 71esimo, reazione della squadra di casa. Chiesa strappa portandosi dietro tutta la difesa, sterza, trova Felipe Anderson che in due tocchi entra in area ed è 2-2, pareggio con un gran gol di Felipe Anderson. Esulta Thiago Motta per la splendida azione veloce. È il momento di blindare il risultato, dentro il Diz e Jalot ed esordio per Fabiano a centrocampo. Battesimo di fuoco per l'ex Bologna. Il Torino, incredulo per la rimonta, prova a riportarsi sopra, ma è brava la Juve con Szczęsny a scongiurare il peggio. Sembra che il pareggio sia il risultato più giusto. Ma si sa, nel calcio non c'è nulla di giusto. Siamo in pieno recupero, la Juve si lancia in avanti, palla a Vlahovic che protegge palla e serve Chiesa che allunga sul Diz, difesa sbilanciata e tutto controlla, tira ed è gol! L'Allianz Stadium impazzisce al gol di Kenan Yıldız, l'enfant prodige porta avanti la Juventus allo scadere, in una delle partite più importanti della storia di Torino, un'azione corale dei suoi attaccanti con il solo e unico risultato del gol finale. Gioia incontenibile per la baby stella turca. Scacco matto al Torino e la rimonta è servita. Finisce con un pirotecnico 3-2 il derby della Mole e nonostante la rivalità c'è gran fair play tra le due squadre, con un intero stadio che applaude i propri beniamini per l'incredibile gesta. Ora si può festeggiare. E siamo arrivati alla fine di questo episodio della carriera di Thiago Motta alla Juventus. Ovviamente se questo episodio vi ha intrattenuto e siete arrivati fin qui, mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, cosa importantissima per continuare questo progetto, così come l'hashtag continua all'interno della sezione commenti. Ma questa volta vi pongo un obiettivo. Se il video raggiunge le 1000 visualizzazioni, e sono sicuro che possiamo farcela, beh ragazzi, porterò anche un prossimo episodio. Cosa bisogna fare per raggiungerle? Beh ragazzi, tocca anche a voi condividere il video e farlo vedere a tutti gli amici e tutte le persone innamorate di questo videogioco, così come noi. È stato un piacere condividere con voi questa prima parte di carriera, aspettando il prossimo episodio. Ciao ciao ragazzi!